Della mia azienda, la mia azienda ha 103 anni. Avevamo un'azienda agricola negli anni 60, dove mio padre viveva in una famiglia di 24 persone. Poi, negli anni 64, il 16 di agosto, mio padre decise di mettersi in proprio, compra con i soldi di allora che erano tanti uno spaccio, un tabacchi, un genere alimentare, vendeva fili, bottoni, eh, tutto e si mette a fare la bottega del paese di Cartocetto. Io I miei studi, poi io sono andato via, sono sempre stato un ribelle sono andato a studiare, ho studiato alcune cose, mi sono girato l'Italia eh, ho fatto alcune cose belle, di aver creato dei marchi, dei brand come oggi vengono chiamati ma comunque tutto questo mi riporta sempre al mio cartoceto, alla mia terra, ai miei amici che non ho mai abbandonato. Una maestra, quando mi licenzò in quinta elementare, allora era una licenza, e mi dava, allora anche agli alunni si dava del lei, mi disse, lei Beltrami ha una bella testolina, speriamo che non la perdi per strada o che non la sprechi. Questa maestra mi dice, eh, Vittorio, ho bisogno di parlarti, vabbè, signorina Ragnetti, si chiamava Ragnetti, ancora c'è casa Ragnetti qui, non so cosa posso fare, ecco cosa puoi fare. Tu sei stato un uomo che nella vita, secondo alcuni, sei stato fortunato e costruito, adesso è ora che dai qualcosa al tuo paese. Questo era un venerdì. Io ho detto, ma cosa dovrei fare? Devi comprare il frantoio perché siamo, non abbiamo più un frantoio e vogliamo fare l'olio di cartocete importante. Nel 1984, mi fece fare un mutuo di allora di quasi 100 milioni di lire. Io non ce li avevo tutti quei soldi, avevo le idee, ma... e ho preso un frantoio. Ho cominciato a imbottigliare l'olio, le prime bottiglie dell'olio di cui le diede e poi da lì ho fatto altre cose. Ho comprato tutto questo, qui non c'era niente, ci siamo messi a piantare gli olivi, a disboscare, a fare e continuavo la mia attività che avevo. Siccome nella mia famiglia hanno fatto sempre i formaggi, ho detto beh, riprendiamo a fare i formaggi e così è compiuto. Poi sono successe altre cose, però io sono fortunato perché sono riuscito a fare delle cose che nella vita mi sono sempre piaciute, però la cosa che mi piace più di tutto è quella di poter insegnare ai ragazzi che l'agricoltura è un grande mestiere, non si finisce mai di imparare e nell'agricoltura, qui c'è un dottore in agraria, che sarà bravo quant'è, si scrive tutta una cosa, ma prima di tutto qui ci vuole le mani, l'esperienza e capire ciò che negli anni è successo per potersi raffrontare. Ecco, questo è quello che voglio dire, abbiamo creato tutto questo, poi qui è venuto a abitare un giornalista famoso, e poi è venuto a abitare i toscani, poi è venuto a abitare i pesaresi, poi sono... e adesso questo qui. È... Da lassù tutto questo, vedi, l'abbiamo tutto cintato, non c'è fabbrica, non c'è… Acque sorgive, qui è veramente un incanto. Io sono felice, la mia proprietà è aperta a tutti, non c'è una recinzione. Non come quelli che, come comprano un pezzo di terra o una casa, subito recintano. Babbo, mia madre mi ha insegnato una cosa molto importante: tanto tu non porterai via niente, perché quando andrai al cimitero ti basta niente, e pertanto chi viene è benvenuto basta che rispetti la natura e come lo portiamo prima di tutto ci aiutate voi e noi non smettiamo mai di dirvi grazie a quello che è il giornalismo a quello che sono le notizie e poi noi ci mettiamo che facciamo dei buoni prodotti e poi è un passo parola io credo che l'artigianato nel prossimo futuro sia una grande risorsa dell'italia eh, sì, è vero, <ride> ma le mani sono una cosa a cui l'intelligenza artificiale non ci arriverà mai. Ecco, io non sono fermo al preistorico. Pensi che noi non capiamo che questo modo è, ma nei miei prodotti io ci metto quello che sento: possono piacere, non possono piacere, ma l'unica cosa che facciamo è sempre la ricerca del meglio per dare il meglio. E quanto troviamo un'azienda che produce meglio di noi io non sono invidioso ma dico sempre avrei voluto farlo io questo vuol dire che riconosco che ci sono persone che sono più bravi di me la collaborazione è essenziale io non smetterò mai di dire che più noi collaboriamo in un territorio Senta, io sono andato in Francia Corta e ho costruito una bellissima azienda in Francia Corta, ma l'unica cosa che in Francia Corta avevano di diverso da noi, Francia Corta intendo dire, in provincia eh, di eh, Brescia, sul lago di Seo, dove loro aiutano, dove loro eh, collaborano, dove loro poi magari sul punto vendita ognuno di loro esprime quello che è meglio. Però mi creda tutti loro, qui da noi questo non c'è, ecco, io mi affido alle associazioni. Le associazioni secondo me devono mettere sempre più insieme le persone che vogliono collaborare. Uno più uno non fa due, a volte fa tre, a volte fa anche cinque. Ecco, io sono disponibile eh, e ho un sogno nel cassetto. Il mio sogno è quello di poter dare a questo paese, perché questo paese esprime delle peculiarità incredibili. Sul libro del bianchello del Metauro, eh, Il dottor Garattoni mette in evidenza ciò che c'è a Ripalta di Cartoceto. Qui siamo in una location di ripalta dove il terreno, perché noi possiamo piantare quello che vogliamo sopra però quello che è importante è il terreno no avevo una vocazione incredibile perché tu faccia calcarea, a eh, medi impasto cioè, ecco cartoceto è questo io vorrei lasciare cartoceto con un, un paese agroalimentare che abbia la forza di dire Adesso veniamo chiamato la Piccola Montalcino, domani vorremmo essere chiamato non la Piccola Montalcino, ma vorremmo essere chiamato Cartoceto, portatore di innovazione e tradizioni insieme. Se facciamo una scelta di essere artigiani, dobbiamo esserlo fino in fondo. E questo noi non abbiamo bisogno di tecnologia, abbiamo bisogno di prodotti che la Terra ci dà, buoni, sani e che noi dobbiamo sapere raccogliere conservare porto un esempio perché lei quello che mangia a mezzogiorno se rimane qualcosa alla sera non gli piace giusto così chiamato a mezzogiorno non abbiamo finito una bistecca alla sera già invece noi alle bestie nel mondo dell'alimentazione gli diamo i famosi insilati gli diamo tutto quello che c'è ma lì i sapori non ci sono più io ogni mezza giornata con il mio molinetto macino l'orzo il grano turco e il pisello e quanto c'è il favino perché lì ci sono i profumi che poi io ritrovo dentro al latte se voglio un gran prodotto devo avere quella fragranza quei profumi che la bestia interiorizza come dell'acqua sortiva nei fossi quanto va al pascolo. Eh, allora nell'agricoltura credo che l'innovazione serve per l'ultimo apparato. Per quanto concerne chi siamo noi, a noi serve soltanto della grande qualità del fieno, dei prodotti e la grande manualità e sapere poi stagionare in luoghi buoni e quant'altro. La tecnologia a noi in questo ambito non serve, meno ne abbiamo e meglio è. Vorrei invece cominciare anche a dire qualcosa per chi produce con la tecnologia, stiamo attenti, quanto tu hai in quel comparto lì, il problema è un altro. Dopo devi giocare con numeri molto forti, non so se ce abbiamo noi la forza di giocare con questi numeri in un ambito così ristretto. Io non so se lo... Io ho una figlia che lavora con me, non è facile, perché lei ha dovuto... e gli scontri sono stati fortissimi. Gli altri non lo dicono, sono stati molto forti, specialmente con Cristiana, che in qualche modo è quella che porterà avanti, no? Ma il problema con lei sono stati anche i modi di vedere, di capire, di... di, di... E... Negli ultimi tempi si è un po', diciamo, ci siamo capiti a vicenda, magari io ho fatto un passo indietro, lei ha fatto due passi avanti, però per me già l'abbiamo bypassato. Adesso a me piacerebbe che Bartolomeo, il figlio di Cristiana, venisse a lavorare con noi. Lui lavora con noi ma ha anche i suoi hobby c'ha i suoi tempi sono giovani e loro hanno anche, no, anche altre no, ambizioni però quello che mi piace di, di questo ragazzo è che è molto fermo sulle cose che fa lui fa il mercato di campagna amica, si immagini che da solo un ragazzo di 23 anni va a fare un mercato si carica la mattina presto, torna, scarica e poi ha questo grande dono della socialità. È un ragazzo sempre solare. Quanto è, lo vedrete. Io credo che se hanno voglia lo possono portare avanti questa azienda. Non da sola la cristiana, ma assieme al figlio però tenete presente che all'interno di, di questa azienda c'è anche un figlio che vive a Milano e che in continuazione, lui è perito agrario, in continuazione si interessa di questa azienda e dice il mio sogno è ritornare qua. Io ho anche una figlia che insegna all'agrario e che quest'anno, nel giorno del compleanno, il suo figlio mi ha fatto assaggiare un vino che lei ha fatto con i suoi alunni. Non era un gran vino, ma era un vino che sapeva di uva e l'ha fatto con i suoi ragazzi eh, e lei, essendo biologa, eh, in continuazione viene da me e mi dice, allora Babbo cosa dici tu di questo o dell'altro? E lei, quando c'è da fare le analisi su alcune cose, ci aiuta, cioè la famiglia da noi c'è. E io sono orgoglioso di questo vorrei realizzare prima di tutto un libro di quello che a me mi è capitato nella vita perché io sono stato un uomo fortunatissimo e non so che cosa vuole Gesù da me ma io sono qui e che cosa voglio fare ancora? Vorrei dare a Cartoceto quello che gli ho detto poc'anzi e poi alla scuola vorrei dare, vorrei dare alla scuola la forza di dire portiamo dentro alle aule il sapere della manualità. Elide, mia moglie, noi siamo insieme da qualcosa come Eh, diciamo così 55 anni circa, perciò non è poco. È stata la fortuna incontrarle e quant'altro, ma lei ha un altro carattere, lei vuole essere sempre lasciata da parte, non vuole mai apparire, ma invece è quella che con le mani fa più di tutti, specialmente le mani, è un artista, lei non mi ha mai osteggiato. Nelle mie scelte mi ha sempre accompagnato, anzi, è una frizione fra me e la mia famiglia, fra me e i miei figli, una frizione fra me e il mio parentato, una frizione fra me e altre persone. Però la cosa che apprezzo più dell'elide è la sua intelligenza, che la sa mettere a frutto ed è disponibile con tutti anche in altri ambiti oltre che fare il formaggio. È anche una buona penna, però a parlare della propria moglie è sempre molto difficile. E poi lei mi dice sempre, Vito, io sono una donna che sto dietro, però gli altri sanno tutti che è l'elite.